Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Animal Shelter Simulator. Con questo desidero salutare l'amico Mirko, che so che fa questo lavoro per davvero. E quindi di non cazziarmi eccessivamente qualora dovessi sbagliare qualcosa. Che cos'è? Costruiremo un rifugio per animali. Provvederemo a mantenerli, toilettarli, insomma, e fare tutte le cose del caso. Ma nonostante io negli ultimi anni abbia vissuto soprattutto con un bovaro del bernese, io sceglierò i gatti. Il gioco dovrebbe essere in italiano, qua lo vedo ancora in inglese, quindi andiamo a sistemare immediatamente la lingua. Lo stavo iniziando proprio così, senza pensarci. Allora, iniziamolo. Il mio rifugio è Indie Animal House. Gatto. Scegliamo i gatti, cioè io adesso il mio vecchio amore per i gatti. Per quanto, ecco. Ok. Ti diamo il benvenuto nel tuo rifugio per animali. Ciao, come va? La tua missione... Ciao, come va? Poi non te ne frega un caso di come sto, come ogni conversazione. La tua missione è quella di accogliere gli animali, tenerli a loro agio, trovare le loro nuove case, espandere, sviluppare il rifugio e fare tante altre cose. Inizia l'avventura, scopri cos'altro ti aspetta, clicca qui per chiudere. Ok, usiamo VASD, ci avviciniamo al computer e lo utilizziamo e selezioniamo l'opzione di adozione dell'animale. Adottiamo un animale, aspettiamo che arrivi il veicolo e poi rimuoviamo il gatto dal trasportino. Qua abbiamo il magazzino che in realtà è inaccessibile anche se è vuoto. Permetto, sono intrigato dal gioco, la mia ironia non è assolutamente una mancanza di rispetto. Allora, soprattutto se si può, ci si può muovere così. Con lo scanner si potrà scannerizzare dei documenti. Comunque, andiamo sul computer, andiamo a animali da adottare. Vedete che ci sono gli animali nel rifugio, che sono la lista degli animali domestici che abbiamo nel rifugio. Gli animali da adottare sono quelli che non abbiamo qui residenti, la galleria, le foto, che bello, possiamo fare le foto agli animali, le statistiche, le notifiche, l'enciclopedia e così via. Il computer invece possiamo fare molte cose importanti, accogliere, va bene, quello l'abbiamo visto. Le mail possiamo rispondere ad alcune di loro, possiamo comprare cibo, medicine, va bene. Allora, che facciamo? Andiamo negli animali da accogliere. Qualcuno ha trovato questo animaletto in un canale. Ma sarebbe stato bello fare entrambi, sia cani che gatti. Comunque abbiamo Nala, un gatto, che dall'immagine spero sia meglio dal vivo. Tra l'altro, in passato, una decina d'anni fa, abbiamo recuperato un gattile, una gatta. Erano due sorelle abbandonate. E tra l'altro le abbiamo prese anche tutte e due. Poi spero che l'altra che non abbiamo preso sia andata a stare bene come è stata la nostra. E il mio gatto preferito, ve lo dico subito, è lo squama di tartaruga, qualora qualcuno se lo chiedesse. Poi se non sapete cos'è, cercatelo, è un gatto bellissimo, sono solo femmine. Ma almeno, salvo eventuali problemi, insomma, però sono solo femmine. Sarebbe certamente morto, ok, accoglie l'animale. La chiamiamo Nala. Sì, dai, gli lasciamo il suo nome, giustamente. E ora aspettiamo lì. Non hai trovato bello. Mangia la carne, lascia stare le patate. Mangia il tuo verdure, sarai più intelligente. Oggi sono giù di corda, è la vita. Cane trovato, cane adottato. Si stanno passando delle massime. Ah, è arrivato, già arrivato. Che asl. Un gatto gigante. Me lo danno. Ma lei non si fa vedere. Estrae l'animale. Che bello, micio. Gli animali dovrebbero essere assegnati ai box adeguati. Ogni animale deve avere un posto, spostane uno in modo che possa riposare un po'. Clicca destro per continuare. Che bello, amico, che lo prendi così e non per la... Cat Run. C'è la costa dei gatti. Vabbè. Apriamo, lo mettiamo qui. È un posto per uscire i tuoi animali. Cani e gatti hanno... Ah, ok, puoi tenere anche i cani dopo, ottimo. Va bene, allora, mettiamolo qui. Box per gli animali. Si tratta del luogo dove puoi mettere il tuo animale. Ogni box è un cartello con i dati dell'animale. Va bene, dai, lo mettiamo qua. Ciao. Riponi animale. Ciao. Come ogni creatura vivente, cani e gatti hanno bisogno di mangiare e bere. Usa cage, usa la gabbia. Per comprare acqua e cibo per loro. Ok. Qua abbiamo la cartella clinica. Idoneità all'adozione 78. Prenditi cura. Ha fame. È un mangione. Sì, beh, il gatto sì, direi di sì, ma soprattutto questo. Bene, dai, vado a comprarti da mangiare e poi provvederemo a farti adottare.
la porta non l'avevo chiusa comunque. Va bene, dai, andiamo al negozio. Cibo economico per gatti. Sì, ma io eviterei l'economico. Però vabbè, ne compriamo due. Compriamo anche una tanica per l'acqua, va, che ho sicuramente sete. Per il micone del negozio comprare cibo, per il micone del negozio comprare una tanica. Ah, ok, mi è già arrivata di standard quello che dovevo fare. Ma ho comprato alla fine? No, perché ho tutto nel carrello. Presenta un ordine. Ordine. Ok. No, infatti mi è venuto l'istinto. Diversi oggetti permettono di eseguire una varietà di azioni nel gioco. Ricorda tuttavia che puoi tenere un solo oggetto attivo in mano. Gli altri possono essere facilmente inseriti nel tuo inventario. Premi tab. Ok. Tab. Abbiamo il pacco che aveva lasciato nel tuo cortile. Il drone è arrivato tra 10 secondi. Nala ha molta fame. Sì, gli diamo da mangiare subito. Anche se in realtà avrei dovuto preparargliela prima. Comunque, il tizio arriva. Il drone. Ah, il nuovo Amazon. E uno arriva con... Vabbè. Apri e all'interno abbiamo tutto, va bene, conservi i tuoi oggetti, viene messo direttamente nel magazzino, ok, tanica per l'acqua, ah ok, cibo, andiamo, non vorrei, perché il gatto si sa che sa essere molto furbo, ciao, allora, qua il cibo. Ok, oh ma mangia, ti do anche l'acqua. Ok, i bisogni animali devono essere soddisfatti, ma la cassetta per i bisogni? Perché? Posso metterla via? Sì, vediamo un po', ci si può abbassare, sì. Ah, tenendo premuto lo carezziamo. Sulla pancia però gli dà sempre fastidio al gatto, almeno la maggior parte. Vediamo la gattatina qua. Oh, sono fatti... Non dico che sia il gatto più bello che ho visto, però mi piace tantissimo. Ciao, ciao. Coda. Ciao, ciao. Mangia, mangia, bevi, bevi. Va bene, accarezza il gatto. Ah, ok, scusami, lo devo lasciare in pace. Usa un laser per giocare col tuo gattino. Estrai l'animale dal box e mettilo nel recinto. Usa un laser. Sì, mamma mia, col laser. Il laser ce l'ho. È bellissimo. Il laser che diventano matti. Poi il gatto non ha bisogno di granché, a dire la verità. Gli basta una scatola per essere contento di mettersi dentro questa scatola qui. Ma non ho il laser io però. Non ho il laser. Devo comprarlo. Devo comprare un laser. Alto. No, non si può comprare niente con i giocattoli. Laser, il laser. Ma non ce l'ho il laser. O me lo sono perso da qualche parte, ma usa un laser. Non ce l'ho il laser. Vabbè. Dai, mettiamolo nel recinto e lo facciamo giocare un po'. Ah, eccolo qua, il laser. Gioco con gli animali, sì, dai, voglio... Vieni! No, probabilmente devo metterlo fuori, il gatto. Aspettate che prendo il gatto. Ok, va fatto proprio il gesto col mouse. Ok, dai che giochiamo. Uguale. Ok. Congratulazioni, gatto pronto per l'adozione. Prima di fare altri passi pubblica un annuncio. Ti sarà utile una foto fatta con la macchina fotografica. Basta giocare. La mettiamo via. Bisogni degli animali. Fammi sette bisogni fisiologici. Gioco, igiene e salute. Presta particolare attenzione. Tale livello aumenta la possibilità di trovare. Ok. Beh, c'hai anche un bel pelo, devo dire, quindi cosa faccio con questo, scusa? Cosa sto facendo? Ah, no. Voglio accoglierlo, il gatto. Ok, vieni qua. Beh, io ti darei ancora da mangiare, anche se lo so che voi mangereste fino a scoppiare. Quindi ti do un pelino d'acqua ancora. L'acqua sì. Ma i croccantini te ne do pochi.
Allora, adesso bisogna andare a fare una foto, quindi dovrei prendere la macchina fotografica, immagino. Ma questo pacco qua, che cavolo è che c'è qua da 2 ore, ma non c'è dentro niente. Allora, dammi la macchina fotografica. Usa il computer, accede alla scheda. Ah, devo acquistarla la macchina fotografica, ok. Quindi, in che sezione la trovo? Altra macchina fotografica. Ah, l'istantanea, ok. Presenta un ordine. Ok, il drone arriverà. Aspetta il drone, estrae la macchina fotografica. Facciamo un... estrae la macchina fotografica. Ok, e gli facciamo una bella foto. Dai. No, continua a coglierlo sbagliando. Ok, prendo la macchina, la metto qui, andiamo a fargli una foto. È un'istantanea, ma non è vero, perché è una digitale. Che bello quando dormi. No! Mollala! Voglio che chiudi la porta. Facciamo foto a Nala. Si può zoomare. Ah, tab per... impazzisco io per queste cose. Il contrasto, la saturazione, la possiamo far diventare ipersaturata. Interessante. Allora, mettiamola via. Scansione. Ah, ecco qui l'utilità dello scanner. Che poi, non so, è negli anni 90 perché dobbiamo scannerizzare una foto, quindi digitale. Vabbè, facciamo l'istantanea, la scannerizziamo. Come faccio? Ah, ho la foto, 1 di 6. Scannerizzo. No, però è sembrata una bella idea per dare un po' più di interattività all'interno del mondo, presumo. Qua c'è lo scan server, stile anni 90. Usare il computer, creare un annuncio dal menu principale. Passa la scheda animali del rifugio, ok. Quindi, animali del rifugio, Nala. Trova una nuova casa, carica foto, abbiamo questa, seleziono. A causa dei parassiti ammalato, non avevano abbastanza soldi per curarlo, ce l'hanno lasciato. Ha trattato con i finanziatori, Nala sta aspettando una nuova casa, trova una nuova casa. Il tuo annuncio, speriamo che qualcuno si faccia vivo al più presto. Io sono uno di quelli che non guarderebbe mai film su cani o gatti, per ovvi motivi, tra cui uno che sto per temere quando mi vengono a prendere il gatto perché lo diamo via. Allora, abbiamo Olga Pellegrini. Ah, una... o anche Camillo Fabri. Beh, io darei la prima, no? Più informazioni. Vediamo un po' più informazioni. Caratteristiche indesiderate, lo vuole. Coraggioso. Vorrebbe un gatto coraggioso. No, vediamo lei cosa chiede. Niente, no, mi piace perché vorrebbe solo un gatto. Quindi organizziamo una visita. Mi costa 25 di questi. Che non so cosa voglio dire. Perché... allora, sono a scrivere grazie al nostro annuncio. Vorrei esprimere il mio interesse all'adozione. Ok. Ah, ok. Visita completata. Attendi l'arrivo della macchina. Ma arriva. Attendi l'arrivo della macchina. No, devo andare a rifarlo allora, perché non me l'ha fatto. Non mi ha organizzato la visita. Vediamo un po', Olga, più informazioni. Spero che sarete in grado. Casa piccola. Ah, le condizioni, ok. La casa piccola non è una condizione per ogni animale, questo non è vero. Non ci sono cani in casa. Bambini in casa. Fare attenzione ai tratti di... Ah, è un mangione ed è un gatto felice. Ok. Ah, possiamo abbinarli. Beh, direi che è una casa piccola, ma vabbè, ci possiamo fare passare sopra. Gatti in casa, ma non ha nessun problema. Perché non dargli subito dei compagni di gioco? Ha un giardino. Ha poco tempo libero, va meglio. Meglio un gatto di un cane in questo caso. Abbina. Ok, bella questa cosa, non ci ho capito molto, però bella. Arriverà a prenderla. Micio, arriva la tua padrona nuova a breve.
Sempre col furgone dell'Animal Shelter? Cioè, non viene a vederlo, cioè vorrei conoscerlo di persona per parlargli. Nala, è giunto il momento. Mi spiace, ma vai sicuramente a stare meglio. Una casa senza un gatto non è una casa, ho sbloccato l'achievement. Stai alla larga dal veicolo. Sì, scusa. Bene. Diciamo che l'abbinamento è stato ottimo. Infatti l'abbiamo dato alla persona giusta. L'altro lo voleva di un altro tipo, voleva un gatto un po' più monello, insomma, quindi no, direi che è andata bene. È andata molto bene. Ora, voglio capire che cacchio devo fare con sto coso, perché vorrei capire cosa c'è dentro. Niente. Voglio buttarlo. Posso buttarlo da qualche parte? Non si può saltare, ma giustamente. Ah, ma perché le scatole restano qua? Devo buttarle proprio via, nella differenziata, tutto insieme. Via, 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 via. Qua, qua abbiamo già fatto tutto. Ok. Sì, la differenziata c'è. Va bene, cedi l'animale in adozione, ce ne sono due. Diamo un'occhiata veloce per concludere. Allora, la stampante, niente. Altre cose con cui possiamo interagire sono i vasi. Però non so cosa fa. Non so cosa. Scatola aperta solleva. Boh. Vediamo un attimo qua cosa si può fare. Allora, mail. Buongiorno, il mio nuovo animale è davvero un amore, soddisfa tutte le mie aspettative, pertanto sono un attimo cielo, vi prego di accettare questa piccola donazione di 412 come espressione della mia gratitudine. Questo ci sta perché va sempre in base alle offerte, questo è vero. Modalità costruzione, finisce le missioni per sbloccare. Praticamente possiamo costruire nuovi edifici mobili e riorganizzare tutto il possibile. Ok, animali nel rifugio non ne abbiamo, abbiamo animali da accogliere. Abbiamo un gatto, un cane, non soddisfa i requisiti perché abbiamo bisogno di gabbie per cani ed è quello che si potrà fare in futuro. Abbiamo il nostro gatto, abbiamo l'andamento. Andiamo a vedere giusto così per levarci un po' il dubbio. Andiamo a prenderci un altro animale. Ci prendiamo Percy. Cosa ci ha messo il meme qua del gatto? Aci. No, voglio fare questo. Un animale molto magro. E facciamo anche questo. Ok, segna come letto. Ah, ma mi stanno accettando l'animale? Questo uguale, ne hanno trovato entrambi in un canale. Voglio prendere anche Luke. No, attualmente si sta svolgendo. Ok, non, questa non l'ho capita. Vediamo se. Ah, è arrivato, sì, è arrivato a prenderlo. A portarlo, anzi, il nostro. Vediamo il nostro gattone. Dai, prendo uno. Metto qui. Ciao. Tanto non scappa anche se lascio aperto, però ti do un po' di croccantini. L'acqua ce n'è già. Va bene, adesso prendiamo un altro gatto e lo mettiamo di là. Qua abbiamo Leia, che ha fame e sete, quindi adesso sta mangiando. Andiamo a prenderne un altro. Così completiamo anche questa missione. Cedi l'animale in adozione, dobbiamo darne due. Vediamo quanto è ripetitiva la cosa, se magari c'è. Prendiamo Luke, ma più semplice. Luke, vediamo com'è sto gatto. Perché poi penso si differenzino tra i gatti quelli recuperati da morte certa a gatti quelli semplicemente magari che non possono più essere tenuti dai padroni. E abbiamo tre gabbie, no, due. Due. Due.
distributore di sacchetti. Ah, cestina per i cani, ma pensate. Non so il gatto dove la faccia perché non ha qua la lettiera, ma... Vabbè, dai, ti do anche a te il... i croquettines. E ti verso l'acqua. Ok. Diamo un'occhiata di qua, se ha mangiato tutto, se è ben nutrito. No, perché non gli hanno messo abbastanza, quindi... Devono uscire, che piccolo. Allora, ha fatto la cacca, eh? Riempio la ciotola, di solito quando si fa casino con... Ok, un sacco, ok, sì. Questo è un super campione, se non la fai così, mamma mia. Vabbè, butta via. Fa la palla che prendi e butti. Cheat. Allora, gioco. Voglio fare un esperimento. Voglio portare i due gatti qua. E voglio vedere se giocano insieme. Voglio vedere se stanno bene insieme. Voglio vedere com'è gestita l'interazione. Vi faccio giocare insieme. Non si vanno manco a conoscere. Cosa? Aspettate che forse non è studiato per essere... Ok, vediamo se adesso non è più buggato come prima. Infatti, può giocare solo uno alla volta, non ci gestisce il doppio. Va bene, dai. Aspetta che ti apro la porta e ti faccio entrare. Vieni, vieni. Non entra perché va portato dentro manualmente. Sì, c'è qualche limite tecnico in generale, ma... No, non qui. Ok, direi che state molto bene, quindi è giunto il momento di farvi le foto. Allora, Leia, ti faccio la foto. Una, tu sai perché dovremmo non faccio la foto? E poi a te. Vieni qui. Bellissima. Ok, scannerizziamo le foto. E le mettiamo in adozione entrambe. Ho fatto tre foto, sbagliato. Allora, no, voglio scannerizzare le foto, vediamo un po'. Quindi, scannerizza, scansione, no. Non so cosa ho scansionato, ma gli ha segnato anche il nome, quindi va bene. Scannerizza questa. Boh, non so che casino sto facendo, ma... Ok, non mi ha segnato il nome, ma vabbè, Luke è l'altro. Dai, proviamo a metterli in... ricerca. Animali nel rifugio. Trova una casa. Carica. Aspetta, lei è? Lei è. Lei è questa. Trova una casa. E abbiamo Luke. Trova una casa. Carica Luke. Qua è uscito il nome probabilmente perché l'ha riconosciuto. L'altra no. Trova una casa. Perfetto. Vediamo se si fa vivo qualcuno. Vediamo. Buongiorno. No, segna come letti. Sì, infatti non c'è più niente. Elimina. Vediamo se... Animali da accogliere, no? Animali nel rifugio, ok. Abbiamo... Gli interesserebbe Leia e lei Luke. Vediamo, più informazioni. Interessa il gatto, un animale felice. È infelice e un mangione, va bene.
Non voglio. Sì, ma direi che secondo me potrebbe anche andare bene. Facciamo una visita, 10. Sì, perché facendo la visita non la incontriamo noi fisicamente, ma ci viene detto che cosa le interessa. Ma ce l'aveva già anticipato. No, ma non fa niente, è felice, quindi direi che l'abbino, sì. Ce lo sta rendendo abbastanza semplice. Questo gatto qui invece è un birichino e amante dei bambini. Quindi vediamo un po'. A Luke interessa. A Claudia Fontana, vediamo. Organizziamo un incontro, vediamo se deve amare i bambini. Non sopporto il rumore. Vediamo. Cioè, non gli piace che sia energico, ma no, ma direi che può andare, perché comunque il gatto Luke non ha nessuno di questi, cioè gli piace che ami i bambini, però non lo so. Roberto Natali magari potrebbe essere una scelta migliore. Intanto, mentre Roberto Natali ci fa sapere, cioè lo incontriamo, sono già arrivati a prendere Leia. Quindi la andiamo a prendere e vediamo se l'abbinamento è stato corretto. Ciao Leia! Ciao! Va bene? E adesso andiamo a vedere cosa dice l'altro. Vediamo quanto è stata buona questa associazione. Avrei dovuto perderci più tempo, però è stata ottima. No, direi che no, è andata bene. Direi che è andata proprio bene. Ottimo. Perfetto. Hai raggiunto un nuovo livello di reputazione. Sono stati sbloccati nuovi oggetti. Ok. Vediamo se questo. No, ma lo abbino, dai, sì, va bene. Gli abbiamo promesso l'animale. Voglio vedere se si può espandere adesso il. No. Abbiamo sbloccato nuovi oggetti. Ed avere un amore. 500 ci hanno donato. Perfetto, legge, cancella. Va bene, consegniamo anche l'altro gatto, così completiamo anche questa. Vi ricordo, questo è il gioco completo. C'era in giro prima la demo, poi il prologue. Questa invece è la versione completa. Ciao. Sì, sarebbe stato più figo approfondirlo sotto alcuni aspetti, però tutto sommato non è male. Vediamo com'è andata. Usa il computer. Ok, chiude la finestra. Non è andata proprio bene stavolta, mi sa, però continua a salire. Sì, no, è andata bene, dai. Non ottimo, ma bene. Sì, dai. Ok, ora vi faccio vedere l'ultima cosa, la modalità costruzione, per cui sono curioso. Ok, abbiamo il terreno, abbiamo i fondi, possiamo espandere, espansione dell'ufficio, clinica, lavaggio, edifici residenziali, quindi le gabbie. Lo studio fotografico possiamo addirittura fare. Altri edifici, abbiamo la pattumiera, il magazzino, ok, non sono tantissimi edifici, però abbiamo anche il mobilio, equipaggiamento dell'ufficio e le decorazioni, quindi equipaggiamento dell'ufficio abbiamo. Computer, scrivania, pattumiera, scrivania con cassetti, e clinica con tutto il tavolo medico. Interessante perché bisognerebbe comprare prima l'espansione del terreno e poi aggiungere magari edifici per i cani. Vedete che 4.400 si può costruire. Abbiamo preso una bella zona adesso. Però ci richiedono un tot di livello, espansione dell'ufficio, ufficio livello 1, livello 2, insomma, e varie cose. Non sarà senz'altro il gioco che magari vi impiegherà 100 ore, ma per gli appassionati di gestionali che hanno a che fare con animali, mi sembra assolutamente ben fatto e abbastanza cute, devo definirlo. Infatti, cavoli, qua abbiamo comprato una bella zona, possiamo espandere parecchio la cosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Animal Shelter e. Mi stai lasciando amico? No, torno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Alla prossima. Ciao ciao.